Earthquake. Una squadra deve essere corta, devi sempre andare a pressare sulla palla, cercare di tenere la linea alta e già adesso, poi ricorderemo ancora il Gran Premio di Monza domenica, grandissimo. Oppure dici in generale, io penso che tu l'ambiente stesso per ora reduce da un infortunio al ginocchio destro, poi invece l'infortunio al ginocchio particolarmente importante per loro, hanno una chance a disposizione. Una delle poche partite da titolare e Kasdorp per lui praticamente le di questi giorni che hanno preceduto la gara. Così è da vedere, Fabio, è una sorpresa perché tendenzialmente tu vai di creare quasi anche superiorità numerica, è stato invece forse non tanto Napoli, quindi sappiamo il Napoli abituato a fare la partita, quindi tanto spazio in fase offensiva, hanno dominato in casa, non dico dominato, però hanno creato situazioni di gioco importanti. Che era attesissimo lo scorso anno come laterale destro, era arrivato per fare molto bene. Diciamo che in Olanda tentarono di aspettare prima di farlo giovane, e anche la prima partita per il PP da Higuain in casa con intercettato Rodriguez, la rimessa laterale per la Roma, Mancini segue la gara. Sì. A memoria cercava un inserimento o di Schick o di Dzeko, occhio al suo rientro sul sinistro, eccolo, alza la testa, vuole dentro Bonaventura, era una grande Bonaventura perché il movimento di Higuain è letto molto bene, invece lui va alle spalle, cerca la profondità per l'inserimento di Javier Pastore, straordinario. Uno contro uno di Çalhanoğlu, rientra sul destro, piede migliore, prova a liberarsi Higuain. Lancio profondo per Bonaventura che si era inserito, se la cava bene e trova Çalhanoğlu. Subito la profondità per Higuain, fuori gioco di Higuain. Non sapevano chi uscire, vedi che esce Fazio alto, ma è al di là Higuain. Larga per Kasdorp, pronto al traversone, eccolo che arriva, Donnarumma facile. Schick, controllo con il ginocchio, prova ad andare via. Calabria lo attacca, cerca di far possesso palla nella propria metà campo per cercare la profondità o Çalhanoğlu. Buono il pallone per Calabria. Questi 1-2 con Calabria che va sempre su questa su questo. Arriva attraversone per Higuain, poi Bonaventura, quindi poi in mezzo solamente due giocatori. Questo l'aveva preso con la pancia, sì. Come di cerca il corridoio perché sì, ancora che sì, di forza. Si poteva anche far correre questa palla, è andata in mano al portare centralmente, non è facile, la linea rimane molto alta, però un piede, sì. Però riesce ugualmente a lascia sul posto Schick, vorrebbe 1-2, palla di ritorno di Higuain e va a commettere fallo di ostruzione. Pallone verso la porta, Olsen lo aspetta e lo trova, si allarga Suso che vuole tagliare centralmente ma ha capito tutto Kolarov e lo ha chiuso. Suso per Rodriguez, muove la palla sul calcio d'angolo, poi il traversone fa vedere Schick che aggredisce già l'area di rigore, cambio di gioco per Kasdorp, ha capito tutto Rodriguez, ancora per Suso, va dentro che sì, Suso vuole Higuain, che profondità, servito sulla corsa, esce Donnarumma, lo aspetta quasi al vertice della sua area di rigore. Si poteva anche far correre questa palla, è andata in mano al posto dalla parte opposta, lo vedete in alto il pallone, però è in transizione per Higuain, la chiusa Higuain dentro, prova sul primo palo, ha toccato il palleggio, Dzeko viene incontro, si fa rubare la palla e poi ancora una volta dentro l'area di rigore Higuain. Kasdorp di primo tocco buono per Schick, scivola, no, ha chiuso bene sulla traiettoria Manolas, poi Schick quarti, uno contro uno di Çalhanoğlu, c'è Pipita, Çalhanoğlu va dentro dalla parte, prova a inserirsi Suso che ha scambiato per un attimo la posizione con Çalhanoğlu, è partito però in fuori gioco. Questa è una palla aperta, quindi devi scappare prima, anche se qui sono stati. Chiede palla a Schick, arriva a traversione di Pastore, a metà tra Dzeko, ritardo Bonaventura, Zonzina, area di rigore, la mette lì indietro, pallone arriva a Dzeko che prova a girarlo. Poi Suso cambia tutto per Çalhanoğlu, Kasdorp, fatto in sul calcio d'angolo cerca la girata acrobatica Higuain. La Roma che si mette a zona con tutti questi grandi saltatori molto alti. Vanno avanti Bonaventura, si fanno vedere Rodriguez e Çalhanoğlu. Bonaventura ha cercato la conclusione, Fazio ha fatto un muro. Çalhanoğlu ha un gran destro, colpisce di mezzo esterno, palla ci mette forza con la spalla. Non era riuscito a fare questo tipo di intervento con Sapa. Biglia con intelligenza si frappone tra avversario e palle, pescare il movimento di Biglia che si stacca dalla zona centrale, eccolo lì Suso, occhio al suo taglio col mancino, cerca Higuain nella palla classica, taglio ancora di Higuain chiuso da Manolas, terno da prendere, apertura immediata, Çalhanoğlu forse era anche in fuorigioco, è intervenuto comunque a coprire,
prova il sinistro, Olsen si distende in calcio d'angolo. Andiamo da Emanuele Baiocchini. Emanuele. Sì, perché Gattuso sta chiedendo a Romagnoli quello. Ma De Rossi e Zonzi fanno fatica ad accompagnare l'azione. C'è Kasdorp, eccolo servito, è pronto a traversone. Arriva, deviato, Donnarumma. Fazio è forse in fuorigioco Dzeko, ma non può comunque arrivare. Spunto, ci fanno rivedere. Secondo me era buono. Il corpo forse era. Arriva Kolarov, pronto a traversone, eccolo che arriva. Schick e Donnarumma. Salvita ma facile per Donnarumma, però buona azione. De Rossi va per terra, il Pipita vuole l'appoggio, arriva Bonaventura, Suso la scambia, Suso allarga per Calabria, traversone facile per De Rossi, cerca l'inserimento di Dzeko, Musacchio che dà copertura con Romagnoli. Bonaventura ha avuto due occasioni soprattutto con tiri dalla distanza al Milan, ma aveva tenuto. E lì accanto Maldini. Insomma, non c'è male come Milan have the lead 6 minutes before the break. Sensazione che ti dà, no? Con Calaroma che cerca di rimanere alta, ma non riesce mai. Pipita punta l'area, vuole 1-2, palla che passa, ma c'è il secondo Rodriguez. Arriva il traversone sul secondo palo, stavolta Alex palleggia con grande sicurezza, grandi movimenti, interscambiabilità dei ruoli, arriva cross. Ha giocato tutti bene. Si muovono bene, interscambi giusti. Palla, Dzeko al limite, Dzeko col sinistro! La piazza non trova il pallone di Pogba. È vero che c'è stato un contatto in precedenza, la palla gira, esce secondo me più di un metro. Poi Rodriguez cerca il destro, palla lontana. Trova Higuain il pallone, prova a saltare Manolas, cross verso il centro. Kolarov arriva molto bene a proteggere la zona del secondo palo. Cross tagliato, teso, muove la palla sul calcio d'angolo il Milan, arriva il taglio, sono in due, arriva il Sharawi dopo il tocco di Dzeko che era in posizione per Bonaventura, si è ricompattata la Roma, tocca il pallone di Roma, mezzo, Dzeko cerca il controllo, prova a girarsi, ancora Romagnoli, esce Biglia per il Milan, pallone per Kessi, sembra più in pressione la Roma, si rialza Kessi, ma la rimessa no, è anche più semplice, un sistema di gioco che si conosce con più facilità e le uscite sul tempo. Suso prova ad andare via, il traversone con il destro, mette, ecco lo scambio, Çalhanoğlu pronto a metterla dentro, tagliata pericolosa, lui c'è l'uscita di Donnarumma fuori tempo, riesce a prenderla con un guizzo Donnarumma, qui con il ginocchio Donnarumma l'aveva quasi saltato. Prova a farsi vedere Schick sulla sua verticale, lo trova Casdo, Schick a rimorchio, trova Pasto, trova Esharawi che si libera, Esharawi prova al destro, prolungato il calcio di punizione, ha provato proprio Riva, deviato forse a vuoto Donnarumma, né Pastore su Kolarov, pronto a traversone, eccolo che arriva basso e teso, in sette. Palla verso Fazio, troppo bassa, è l'unica cosa che la Roma non. Arriva il traversone sul secondo palo e Sharawi aveva capito. Ma non credo che vada a cambiare Zonzi e De Rossi davanti alla difesa, Cristante che. Solo da vederli in campo sembrano i corazzieri, sono tutti altissimi. Higuain, Olsen non esce, Higuain! E poi è rimasto nella terra di nessuno. E il Pipita lo fa secco. Annullato il gol di Higuain. Pastore. E Sharawi. Non si è capito con Pasi. C'è Higuain pronto al sinistro. Sul fondo. Karzov si è fatto male. Però lui, vedi, non trova più il pallone sulla pressione del terzino del Milan, che è un generoso. Per Biglia. Si coordina ma non calcia. Poi il pallone allargato, Çalhanoğlu. Quanto tempo e spazio hanno al limite dell'area? Sembrava un po' l'azione del primo gol, sì. No? Qui invece. Eccolo. Guarda, Rodriguez ancora in area di rigore, palla sul destro. Olsen. Ha fatto anche un gol, se non sbaglio, di destra. Awi e Dzeko, palla profonda, Romagnoli la tocca e Donnarumma la fa sua. Centrale per Suso, vuole liberare il sinistro, entra in area quasi, è arrivato Sharawi a chiudere, è pronto a crossare, tocca male il pallone. Bonaventura prova. Rientra su Kasdorp che non mette. Palla sul secondo palo, Nzonzi, seve! Discorso volontarietà e involontarietà, ma mi sembra che
corto, poi ne devi tenere 7 dentro l'area di rigore per fare le coppie. E quindi fuori Higuain, dentro il pallone, buono Patrick Cutrone, 2-1 a 30 secondi dalla fine.